Ciao fanciulli, qua è Dido Semo e siamo alla seconda parte del let's play di Majora's Mask. Allora, prima che il cane mi salti addosso, andiamo a prendere il pezzo di fata che Tael del cane, madonna cane di merda, che Tael ci aveva detto di andare a cercare. Allora, dato che la fata si è scomposta, ho visto nei commenti chiamati Ben. Allora, ho visto il video di Parliamo di videogiochi, mi sembra che sia il canale, e parlava di questa cosa, di una cazzetta del cazzo di Majora's Mask modificata con le memorie, diciamo, di questo ragazzo. È come se questo ragazzo morto abitasse nel gioco. Ragazzi, ma andate a cagare, ma chi cazzo ci crede a questa roba? A me piace molto il canale Parliamo di videogiochi, però quando parlano di queste cazzate sembra anche che ci credano. Allora, dove dovevo andare? Ah. Come quando parlarono di, sempre in un episodio di Creepy Games, di Oso, di Herobrine. Cazzata anche quella, ma il fratello di Herobrine vive dentro il gioco. Cazzata, era un bot di merda come ora i villagers in Minecraft, che ci sono questi villaggi già creati con sti stronzi che ci abitano. È una cosa normale ormai. Magari uno si cagava un po' addosso lì per lì, ma tanto non mi ha attaccato Herobrine. Allora, io di solito non spreco rupie, però parlo sempre con Tingle per farmi dare la mappa. Lui ci dirà, mi piace la vostra fata, insomma, carina. Andiamo, cazzo, vada il naso e ti risolvi. Sono un pollo. E abbiamo la mappa della città. Secondo me è molto utile, cioè almeno io la prendo sempre. Chiacchiera un sacco. Allora, guadagniamoci subito qualche rupia, anche se non è proprio necessaria, però madonna, accidente, mi ho sbagliato, scusate. Sono utili le rupie in questo gioco. Dopo vi farò vedere dove depositarle. Ma accidente a me. Oh, accidente. Madonna. Insomma, dicevo, è una cazzata, capito? Uno ha creato la versione di gioco, magari è lo stesso ragazzo e ha creato questa versione del cazzo, non ci vuole niente. Sono cazzate. Vediamo se c'è qualche rupia, ma dubito. Ecco, infatti, preso nel culo. Qua dovremmo fare un minigioco. Andiamoci. In poche parole, dobbiamo prendere tutte le rupie. Ci guadagniamo davvero tanti soldi, quindi conviene sempre, se ce la fa. Non è detto io ce la faccia. Picchede. Accidenti, al lag. Cadevo, no? Io iniziavo a bestemmiare come un turco. Poi non è vero che i turchi bestemmiano, però è ganzo dire bestemmia come un turco. Allora basta. Che culo di brutta. Picchede. Non ti rialza. Non ci prova. Brutto assassino. Madonna, mi è venuto il sudore fuori dal culo, guardate. Da quanto avevo paura di cascare. Aiuto. Sono un gay. Sono un gay. Ragazzi. Mi spiace, ci riprovo. Taglierò ovviamente questa parte dove ci riprovo, anche perché che cazzo me ne frega. Benissimo ragazzi, siamo al solito punto di prima, alla piattaforma centrale. Adesso prendiamo queste tre rupie. Ovviamente ho tagliato tutti gli altri fail, però mi dispiaceva. Madonna, entra dentro, sudicio. Ora vorrei andare a prendere quella rupia. Entro 15 secondi. Perché se no ho finito di giocare, cioè rendetevi conto. Sì, presa. Anche con il lacchezzo finale, perché mi stavo per mettere a bestemmiare, perfetto. È un nuovo record, mi piace il cazzo, ecco. E una rupia viola.
che ci dà 50. Qual è il tuo nome? Link, ok, torna quando cazzo vuoi. E siamo a 73 rupie, che non sono veramente poche. Per essere al primo giorno, i primi 20 minuti di gioco. Ah, già. Allora. Vediamo un po'. Usciamo da sta merda. Ok. Adesso diamo la fata alle altre fatine, si ricongiungono e creano Gesù. E creano questa fata. Guardatela. La bellezza assoluta. Oh, mi piace. Madonna, com'è topa, mamma mia. Loro bella, eh. E che dice qualcosa, eh. Talt riconosce Talt. Grazie per avermi fatto tornare il colpo normale. Vabbè, non è che ne vado tanto fiero. Ma del bel culino. No, vabbè. Ci dà l'energia magica. L'energia magica ci servirà per fare le skill. Quindi, utilissima. Ecco. Ale. Ne. Hai preso l'energia magica, ora puoi scaracchiare un vecchio. Ok. Ora vai all'uomo dell'osservatorio. Però prima per farlo... Andiamo, cazzo. Per farlo dobbiamo prima sapere un codice che serve per andare all'osservatorio, perché la porta è bloccata da un bimbo, ho visto prima. Quindi l'unico modo... Vediamo un po' se c'è... cosa cazzo vuoi? No, lui non ci ascolta a quanto pare. Perché gioca col pallone. No, proprio non ci vuole cacare. Perfetto, allora gli si distrugge il pallone. Puh, crepa. Ci ascolti ora, stronzo? E chi è stato? Sono io accanto a te, cretino. Ah, ma tu sei un Deku Scrub. No, noi del gruppo non vi vogliamo. Però se vuoi il codice te lo posso anche dare, però ci devi acchiappare tutti. Ora spiegherà le regole. Eccoli. I maschietti gay del villaggio, tutti uguali. La madre è sempre la solita. No, addio. Allora, ci devi acchiappare tutte e 5 entro la fine di oggi. Ovviamente. Allora, saranno posizionati uno proprio dietro al vostro culetto. Non andare lì, brutto assassino. Ora si va a ricongiungere con l'altro. Per farmi bestemmiare il doppio del sole. Preso. Si va molto veloce col Deco Scrap. Incidenti, preso subito. Perfetto, uno era lì nell'angolino. Perfetto. Prendiamo le rupie che sono utilissime. Ah, lì c'è il cavaliere, ci blocca. Al centro non c'è nessuno. Nonostante sia la parte più grande. Blocco un attimo. E eccoci qua. E niente. Allora. Est of Clocktown. La parte est di Clocktown. Carina. Allora, il primo sarà qui sopra con un pollo. Ok, non chiediamo niente. Preso subito. Gay, stupido gay. Ok, l'uno lì sopra. Vediamo se gli faccio paura stando qua sotto. Saliamo lì sopra, bello capire. Accidenti. Alla mia precisione d'un babbuino. Oh, eccoci qua. Vedete quella scatola lì? Ci sarà utile per catturare il gay qua. Allora. È caduto. Molte volte lui entra in questa scatola del cazzo. Allora lì sarà una puttanata prenderlo. Ma ora non credo, mi sembra abbastanza confuso. Guardate come corre, non è che corre normale, deve alzare le braccia al cielo. Vaffanculo, credo di averlo preso. Ma che cazzo devo inviare? Dove puttana Eva è andato? Eccolo lì. Stupido. Sta arrivando la notte, mi fa perdere tempo. Ragazzi, che sono rompi coglioni. Non andare lì. Ecco, quando va lì sei fregato. Quasi 100% delle volte. Perché c'è il cavaliere, si blocca e lui è dietro al cavaliere. Oh, ho preso. E manca l'ultimo, che è il più facile da prendere. E lo andiamo subito a acchiappare. Prima che arrivi notte. Ok, notte è.
Vabbè, prima che passi il giorno, allora, fanculo. Vale, date, tutti i muratori qui devono avere la panza, guarda, tutti, eh. Non è che ce n'è uno magari più magrino, però c'è muso. No, tutti grassi. Allora, dato che siamo qua... Sì, ballate, belle zoccole. Allora... Dato che siamo qua, diamo le rupie. Questa in Ocarina of Time era una mendicante. Ma facciamo finta di niente. Appena depositeremo 200 rupie, lei ci darà un portarupie più grande. No, che 0 rupie, scusate. È che stavo parlando, non ci ho fatto caso. Per esempio, appena mi darà 200 rupie, io ti darò la mia fica. Ecco. 78 rupie, tanto hanno le rupie oggi, no, proprio non ci servono per niente. Ecco. Sì. Qual è il tuo nome? Link. Ok, capito. Pa, è proprio un nerd normale, c'ha questo tic, prendi la mana. Ora c'è le ballerine nude che ballano. E noi prendiamo subito questo figliolo perché è quello con i flessi ritardati, se ne accorge mezz'ora dopo. Allora, adesso dovremmo ricordarci un numero. Cazzata ricordarsi il numero. Allora, adesso ce lo diranno. Che cosa ne pensate, ragazzi? Noi non vogliamo Scrubs nel... cioè Deku nel club. Quindi loro non ci faranno diventare del nostro club, del loro club, ma ci daranno il codice del cazzo. Allora, il codice, ma accidenti a voi, è 52143. Dipende dalla disposizione che hanno loro in ogni file. Questo cambia, quindi mi sembra un po' inutile. Cioè, non andate subito diretti con questo... Ma fanculo, va. Ma andate direttamente con questo codice perché non servirà una sega di niente. Lui ti guarda e ti sputa lì. Ho visto Project andare a 80 fraps. Non ci posso credere perché... È venuto scritto 80. Allora, andiamo, su, andiamo. Guardate, è notte, come bello di notte. Allora... Oh... No, perché è stupendo il bambino, guarda. State a sentire. Madonna, sentite. Oh, sì, mi piace. Allora, il codice è a 52 143. Perfetto. Oh, sì. Andiamo, su. Sì. Poi parole, cosa c'è? Qua c'è il rifugio del loro club. Dove c'è, alla fine di questo sotterraneo, del loro rifugio, c'è l'osservatorio, che fondamentalmente poteva non servire proprio a niente. Lì non ci andate perché c'è un ragno del cazzo. Fondamentalmente poteva non servire proprio a niente, però grazie all'osservatorio otterremo un oggetto che ci farà andare avanti. Prendiamo energia magica, dato che la spreco un maiale. Lì c'è 2 rupie e qua l'energia. Eccola qua. Allora. Block, toc, 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 toc. Come sale veloce le scale. Non so se avete mai giocato a Twilight Princess. Secondo me quello è il gioco dove Link, almeno sulle piante, pianti, si muove veramente, ma veramente piano. Non so cosa vuole Talt, ma non mi interessa proprio un cazzo. Non è così insistente come Navi in Ocarina. Bene, è strano vederti qua, bambino. Sei un nuovo amico dei bambini stronzi? Qua non capisco bene. Vabbè. Cazzate. Ora lui vi farà vedere la luna. Cioè, vi farà vedere la luna al telescopio e lo Skull Kid lassù. Eccolo lì che fa il gay. E guarda la luna. Al terzo giorno la luna cadrà. Ecco qua, e la luna gli cade una caccola dal naso. Eccolo qua. E quel cristallo ci servirà. Ecco, sì, mi piace anche a me tu, sì. Ecco. Ok, usciamo dall'osservatorio. Appena il vecchio finisce. Che cazzo è sta qui cosa? Vai a vedere. Però là, e ci dice la porta della clock tower
ma s'aprirà solo nella notte di carnevale. Nessun problema. Voi dite, cazzo, se s'apre solo alla notte di carnevale è un bel casino. E io invece dico di no, perché qui sotto c'è un altro personaggio già presente in Ocarina of Time, come il vecchio dell'osservatorio, però non faceva niente in Ocarina of Time, era nel villaggio Kakariko. Allora io posso farti passare veloce il tempo se io ballo, quindi if you like baby we can forget the time, dance it down, shall we dance, oh yeah, let's dance baby, pa 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 pa. Ok, vabbè. Con l'Anson d'Italia, se non mi sbaglio. E Link si addormenta. In poche parole, dovete fare così finché non arriverete alla notte dell'ultimo giorno. Quindi, salto il noioso procedimento. Preferisco farvelo saltare, dato che fate così perché è la meglio cosa. Saltate, cioè, se no dovete aspettare 3 giorni inutilmente. Per questo episodio è tutto, spero che vi stia piacendo il let's play, io comunque continuerò a farlo, anche perché tanto al gioco il gioco lo voglio rigiocare, quindi non vedo perché non fare il let's play. Ciao a tutti ragazzi da Didesemo e alla prossima. Shall we dance with me baby? Oh yeah! Ciao ciao!